Presidente della provincia, oggi all'incontro col ministro dell'istruzione, lei ha consegnato un dossier per far capire qual è la situazione delle scuole nella provincia di Pescara e qui a Penne. Ma ho deciso di prendere parte a questo incontro che la preside ha organizzato col ministro proprio per significare le criticità che abbiamo già elencato in modo dettagliato ai parlamentari della provincia di Pescara sabato scorso. È un impegno che io devo nei confronti della comunità scolastica, soprattutto dell'area Vestina, delle scuole superiori che abbiamo qui, ma di tutto il sistema scolastico di quest'area, che merita risposte certe, chiare, e soprattutto ho detto al ministro che noi dobbiamo essere messi nella condizione di poter agire anche col bilancio della provincia. Quindi le ho fatto avere un dettagliato dossier sui danni che abbiamo subito con la nevicata, che ammonta a 6 milioni di euro per tutte le scuole della provincia di Pescara, 2 milioni e 100 solo per il Marconi, qui di Penne, e una serie di difficoltà che noi dobbiamo superare con provvedimenti straordinari che il governo dovrà assolutamente decidere di approvare a favore delle province, in particolare di quelle della regione Abruzzo. Noi saremo anche a Roma il 2 marzo proprio a testimoniare la difficoltà di fronte alla quale ci troviamo, e sento forte il sentimento di quest'area che ha necessità di riscoprire il valore della scuola come sistema scolastico che si connette esattamente con le istituzioni locali e soprattutto con la vita economica di quest'area, che non va assolutamente messa in ulteriore disagio, anzi bisogna far capire anche alle famiglie che le iscrizioni possono essere tranquillamente prodotte presso gli istituti che abbiamo qui a Penne, e l'impegno nostro col ministro che ci ha garantito questo sarà quello di dare spazi nuovi e funzionali per consentire attività scolastica regolare. È su questo che lavoreremo.